Entra dei ponti tuoi multicolori, l'arno presaguo quietamente arena, in riflessi tranquilli frange appena, archi severi trasfiorir di fiori, azzurro l'arco dell'intercolonno, trema rigato tra i palazzi eccelsi, candide righe nell'azzurro persi, voli su bianca gioventù in colonne. L'Arno in poesia, nelle parole di Dino Campana, in queste parole l'Arno non fa paura, non inquieta Firenze, come fece il 4 novembre del 1966, quando la bellezza lasciò il passo alla furia della natura, un'ira travestita da acqua. Nera che porta via la via. Quella notte ero in questura e l'indomani sarei stato in servizio in Piazza dell'Unità per la cerimonia del 4 novembre. Invece arrivò l'allarme e fui inviato a soccorrere le popolazioni del Galluzzo e di Badia a Settimo. Sugli zatteroni che avevamo in dotazione accoglievamo le famiglie che chiedevano aiuto. In molti erano dovuti salire nei piani alti, alcuni fin sul tetto delle case. Caos, bestie vaganti o affogate, la corrente trasportava di tutto. A quell'epoca il 4 novembre non si andava a lavorare, era un giorno festivo, ma non lo era per tutti. Non lo fu per il poliziotto Pietro De Idda, di cui abbiamo citato le parole, riportate nel numero di novembre 2016 del mensile Polizia Moderna. Un'altra testimonianza arriva anche dalla poliziotta dell'epoca, Augusta Bertaccini Sere. Ero in casa e, vista la giornata festiva, contavo di riposarmi. Invece arrivò l'acqua. Riuscii con molte difficoltà ad arrivare in questura. Lì trovai un cortile pieno di gente che chiedeva notizie, chi aiuto. Come se non bastasse, le comunicazioni radio saltarono. Ci ritrovammo in quel marasma con tre colleghe e, oltre a farci carico dei problemi di chi era rimasto senza un tetto, autonomamente decidemmo di girare la città per consegnare viveri, medicinali e coperte. La pioggia cadde incessante su tutto il paese e i danni furono gravi lungo tutto il bacino dell'Arno, non solo nel centro storico. Ad oggi, mentre le scosse del terremoto hanno distrutto alcune zone del centro Italia, i segni dell'alluvione che fu sono rimasti nelle cantine, nei libri e sulle targhe che testimoniano fin dove l'acqua era arrivata. Oltre ai segni rimasti evidenti, la memoria storica della calamità che colpì Firenze vive nei ricordi di chi ne fu testimone. E cominciai a vedere dell'acqua che passava sotto la porta di casa, la porta sulla strada, e suggerii ai miei parenti di prendere un secchio e andammo con la spugna a raccattare questi rivoli di acqua che arrivavano. Solo che dopo un po' questa spugna diventò uno scherzo, perché l'acqua arrivò in maniera grossa e, diciamo, imponente, e alla fine della serata ci trovavamo tutti sul tetto con i mobili portati all'ultimo piano. Pochi furono salvati, ma insomma quelli più leggeri ce li portammo al piano superiore. Cesa aveva una fontanina, una sorgente lì in via Bolognese al Cionfo, e si vedeva la coda di persone che venivano a prendere l'acqua. Di lì ce ne siamo accorti che c'era stato l'alluvione. Dopo una settimana riuscì a venire giù e vidi la scena: montagne di fango, botteghe alluvionate, per la gente che si aiutava. Ma è tutto bellissimo, ho rivisto l'umanità che non esiste più da una vita. Mi sono rivisto un pochino come quei bambini che ieri sera, quelli del terremoto, che in qualche maniera nelle tendopoli giocavano. Per me a 6 anni è un ricordo di infanzia quasi piacevole, gradevole, perché ci ritrovavamo tutti insieme, c'era in tutto il palazzo, eravamo 3 piani, niente di che, ma ci trovavamo tutti in una casa, le candele, giocare a carte, le pile. C'era una signora che lavorava alla superpila, allora riusciva ad avere le batterie.